fondamentale perché ecco, la terza vittoria consecutiva, una partita difficile perché in casa devi fare la gara, sapevo le difficoltà che ci poteva creare, diciamo, il Montegiorgio, e si è visto in campo una squadra che era abile a ripartire, chiudere bene gli spazi. Noi abbiamo fatto fatica a entrare in gara e il gol un po' ha sbloccato la partita. Sicuramente con l'uomo in più nella seconda parte di gara potevamo chiuderla per non soffrire fino alla fine. Non abbiamo creato grandissimi pericoli, però come qualità di gioco potevamo sicuramente fare meglio. È un momento particolare perché sembra che siamo la squadra da battere, la favorita numero uno. Io non ero preoccupato prima quando avevo i risultati perché non avevamo l'organico a disposizione, avevamo un organico costruito con 8 undicesimi di nuovo, quindi c'era bisogno di lavoro, di giocatori a disposizione. Adesso li stiamo recuperando. Secondo me possiamo crescere ancora, se cresciamo ancora, sia come gioco, come equilibrio di squadra, possiamo dire la nostra. Adesso prendiamo questi punti che fanno bene alla classifica, ma sicuramente non ci dobbiamo esaltare più di tanto. In Serie D, io lo conosco abbastanza bene, il campionato, quello vero e proprio inizia da gennaio in poi. Adesso bisogna mettere più punti in cascina e diventare squadra. Poi dopo, se riusciamo a essere tali, alla fine possiamo giocarci le nostre chance. Adesso dobbiamo soltanto lavorare e crescere come squadra. Eravamo troppo lenti nel fraseggio, nel giro palla, abbiamo forzato le giocate con lanci lunghi, cosa che non dovevamo fare. E poi quando magari non c'hai lucidità per interpretare certe situazioni, non fai bene. E la caratteristica nostra è una squadra che deve imporre il gioco, lo deve imporre con buoni fraseggi, con, diciamo, spostare la palla da un lato a un altro, cercare di muovere gli avversari, trovare gli attaccanti con palle giocabili. E certo, non era facile, perché di fronte è una squadra molto ostica che poi, ripeto, chiude bene gli spazi e è brava a ripartire. E dovevamo stare attenti anche a non subire contropiedi come nei primi 10 minuti, un quarto d'ora, abbiamo qualcosina rischiato, no? Grandi pericoli, però si è reso insidioso il Montegiorgio. E dobbiamo migliorare queste situazioni qua quando troviamo le squadre chiuse. Una squadra importante deve avere uno sviluppo di gioco migliore. Sono convinto che lo possiamo trovare perché abbiamo qualche giocatore ancora che ci può fare quel salto di qualità che ancora non è al meglio della condizione. Prima della partita ci dicevano che qua avremmo preso 4-5 gol, che non ci sarebbe stata partita, anche perché se vediamo l'età giovane nostra in campo, cioè, se togliamo i 4 under obbligatori, gli altri ballano 4-5 anni di esperienza a favore del Pineto. Ovviamente non possiamo competere e pensare dei dettagli in un campo dove una squadra è stata costruita con parsimonia, con oculatezza e con un dispendio abbastanza importante. Quindi non sono le partite che noi facciamo punto di riferimento. Diciamo che guardando la partita, è stata una partita assolutamente equilibrata, decisa da un errore nostro, un errore abbastanza grossolano nostro, che però l'avevamo quasi rimessa in piedi perché secondo me c'era un rigore abbastanza clamoroso su Antichi. In quell'azione poi Albanesi ha perso la testa, non so se gli ha detto qualcosa all'arbitro, non lo so, nella stessa azione. Diciamo che in 40 secondi da passata un rigore dell'1-1, che ripeto, da dove ero io mi sembrava abbastanza clamoroso, lo rivedremo in televisione, perché delle volte la dinamica della panchina non si vede bene, ovviamente. A me mi è sembrato abbastanza grosso, l'arbitro ha fatto presa di azione e in quell'azione ti nega un rigore e ti butta fuori uno. A una squadra estremamente giovane ci butta fuori il giocatore più vecchio della squadra, perché Albanese era il più vecchio della squadra, il capitano, e lì siamo andati un po' in difficoltà, ma poi alla fine, se riguardiamo, io non ricordo un tiro allo specchio alla porta del Pineto nei 90 minuti. Credo che il Forconese abbia fatto una parata il primo tempo, che ha buttato una palla in calcio d'angolo, una palla raso terra, il gol che ha preso, e tutte mischie. Ovviamente quando sei 11 contro 10 con giocatori che non stiamo qua elencate del Pineto va in po' in difficoltà, però io devo essere contento della prestazione dei ragazzi. Una squadra giovanissima, probabilmente la juniores è abbastanza alta d'età, che poi oggi ha maggior ragione. Il giocatore più anziano ha avuto un problema come Misin, 32 anni, forse è l'unico giocatore d'esperienza. L'abbiamo perso prima della partita e quindi un po' di difficoltà ci sta, però non so, sicuramente non possiamo stare a paragonarci al Pineto, alla rosa profonda, completa e ricca che ha, a differenza nostra, però io sono contento della prestazione dei ragazzi. E certo, è 7 partite che noi abbiamo 5 punti, ma fondamentalmente ogni partita abbiamo perso 1-0 ad Avezzano,
con rigore ed espulsione, abbiamo perso 1-0 a Cinzia Albilonga senza che ci tirassero in porta e dispiace, però i giovani devono fare esperienza e speriamo che adesso abbiano finito i bonus degli errori, perché ribadisco, il gol è stato non un'invenzione del Pineto ma un regalo nostro, un giocatore nostro, cioè la palla calcio d'angolo invece di buttarla fuori ha tentato di triplare, quello è andato via, ha messo una palla dietro sulla testa di Maio che era da solo.